raccontarci qualcosa dell'azienda del vino? Buonasera a tutti. Allora, spero che Gesù Bonenus, dove abbia potuto assaggiare qualcosa, te l'hanno offerto. Adesso arriva. Buonasera a tutti. Stasera ci sarà questo vino. Normalmente abbiamo cambiato quest'anno. Negli anni scorsi di solito c'era Rosso di Sera ed era abbinato con l'Angelo Ruiu. Chi ci ha seguito si ricorderà. E invece quest'anno Lia soprattutto ha voluto introdurre un vino diverso, un vino che non deriva da un vitigno sardo, è un vitigno internazionale, c'è l'Angelo Ruiu e da Cannonau. Ce l'abbiamo anche noi il Cannonau gesuino, non ce l'hanno solo a Ierzo. Quindi questo invece è ottenuto da uve di Cabernet Sauvignon. Adesso credo che vi passerà nei bicchieri e potrete assaggiarlo. È un vino importante, corposo, che richiede una lunga lavorazione in cantina, ma soprattutto in vigna. Il Cabernet Sauvignon appunto non è un vitigno di origine sarda, ma è uno dei più diffusi al mondo. Si inizia a coltivarlo in Francia, ma nell'Ottocento avviene questo ibrido tra il Cabernet, questo incrocio tra il Cabernet Franc e il Sauvignon Blanc, un vitigno a bacca rossa e un vitigno a bacca bianca, si uniscono insieme e diventa Cabernet Sauvignon, un po' più delicato, un po' più aromatico rispetto al Cabernet Franc, che invece ha una consistenza molto più ruvida, e quindi viene diffuso un po' in tutto il mondo. In Sardegna com'è che arriva questo? Arriva a fine 800, quando nasce appunto Selle Mosca, perché la prima attività di questa azienda è stata quella vivaistica, quindi aveva importato tutta una serie di varietà di vite che venivano poi innestate sulle viti americane. Questo è indispensabile ancora oggi. A metà 800 arriva una malattia con l'importazione delle viti americane, arrivano la peronospora, che probabilmente avete sentito nominare, un fungo, ma arriva anche la fillossera, che è causata da un'afide, un piccolo insetto che depone le sue uova nelle radici. Non vi voglio fare tutta una cosa, però è carino capire come sono arrivate queste varietà qui da noi. Noi la coltiviamo da circa 120 anni in Sardegna e grazie alla Selle Mosca. Quindi l'insetto fa le uova, depone le uova nelle radici. Mentre le radici americane sono molto resistenti, quelle europee invece non lo sono. Quindi quando l'insetto importato con le viti americane arriva in Europa, arriva questa malattia, si chiama proprio l'insetto fillossera devastatrice, già nel nome ce lo ricorda, ha devastato tutti i vigneti europei, tutti, oltre il 90-95%. Ancora oggi, per ovviare al problema, si innestano. È rarissimo trovare in Europa piante di vite che non abbiano la radice americana. Abbiamo dovuto creare degli ibridi, quindi innestando il nostro Cannonau piuttosto che Vermentino o altro, innestato su viti americane. E così abbiamo potuto riprendere a produrre vino. E fra queste poi ovviamente molte altre varietà che abbiamo in Sardegna. In Sardegna abbiamo un'unica area dove non dico che è immune dalla fillossera, ma dove la fillossera non ha attecchito molto bene, del Sucis. Se andate sull'isola di Sant'Antioco, per esempio, ritrovate dei vigneti quasi sulla spiaggia, sulla sabbia. Ecco lì l'insetto, siccome si deve incuneare tra la sabbia e bucare la radice, non si trova tanto bene, quindi lì si possono ancora trovare piante di Carignano che non hanno la radice americana. Tutto il resto, tranne qualcosina forse in Barbagia e anche in Ogliastra, tutto il resto è innestato. Quindi questo è un vino importante, è un vino... un invecchiamento
fermento diciamo abbastanza articolato, quindi dopo la sua fermentazione termina la sua evoluzione in vasca, una vasca di acciaio, dopodiché entra in barrique. Barrique di rovere francese sono quelle bottiglie da 225 litri, la usa quando è nuova, quindi lì affina. Il Cabernet Sauvignon è imbevibile prima dell'invecchiamento, è molto astringente, molto duro, quindi ha bisogno di questo periodo in barrique, circa un anno e mezzo, dopodiché non si va subito all'imbottigliamento, dobbiamo creare una partita omogenea, quindi il contenuto di più barrique riempie una vasca di cemento e sta lì ancora un altro anno, poi si imbottiglia e poi fa almeno 2 anni di invecchiamento in bottiglia. Se verrete a visitare la Sede Musca, prenotando una visita guidata, avrete modo di vedere un po' il percorso che fa questo vino in cantina prima di arrivare a noi. Quella che stiamo assaggiando adesso è il 2014, quindi è uno dei nostri vini più premiati. Anche se non è diciamo di origine sarda, ormai l'abbiamo adottato e quindi spero che lo gradirete. Grazie a tutti, grazie a voi. Cin cin. Cin cin. Con Enrico poi ci sarà un legame fortissimo che si scoprirà più avanti. Enrico sì, c'ha un bel progetto in collaborazione con Sede Musca, quindi sapremo più avanti. Grazie molte. Bene, grazie. Cominciamo così. Il vino fa buon sangue non mente, e parleremo di libri che sono pieni di menzogne. E cioè parleremo di libri, due noir, il primo di Enrico Pandiani, Ragione da vendere, il secondo di Giulio Massobrio, Il maestro del silenzio, due noir che si muovono in ambienti diversi. Poliziesco tradizionale quello di Pandiani, poi parleremo dei personaggi della squadra delle Italiens, e una nuova unità del servizio segreto italiano, l'unità zero per Giulio Massobrio. Si tratta di due volumi che escono per la collana Nero di Rizzoli. Mi sento di dire, da semplice ma appassionato lettore, che in questo momento è la collana che raggruppa tutti gli autori più noti di noir e che si caratterizza, sono già usciti, mi pare con l'uscita di Massobrio, 23 o 24 volumi, tra l'altro in edizioni bellissime, con delle copertine bellissime e con una impaginazione e una struttura del libro che lo rende portabilissimo, leggibilissimo e facilissimo. Insomma, io me lo sono portato appresso al mare in questi giorni e l'ho letto, li ho letti con piacere. Allora, Enrico Pandiani all'ennesima prova della squadra des Italiens, e cioè un gruppo di poliziotti di origine italiana che si muovono in modo eterodosso nella Francia odierna, con una caratterizzazione particolare dei personaggi, il commissario Pierre Mordenti, che è il protagonista o comunque insomma il caposquadra, il capobranco, il personaggio sul quale si accendono maggiormente i riflettori, che è il compagno, è diventato fra l'altro nel corso delle avventure il compagno della figlia del suo capo, del Lenormand, e una squadra di poliziotti assolutamente atipica che si è ritrovata in Francia per un sistema di valori come quelli che nascono un pochino nei gruppi degli emarginati, dei caratterizzati, no? Abitudini alimentari, una certa mentalità, un certo modo di fare che ha costruito una potentissima solidarietà di branco. Dall'altra parte è Giulio Massobrio, che è all'esordio con questo gruppo dell'Unità Zero. Giulio ha scritto già altri thriller, ma questa è la prima volta che scrive, tra l'altro mirabilmente, di spionaggio, ed è anche lui all'esordio con una squadra per la quale all'inizio del romanzo, che vedrete i nomi e i ruoli di tutti i personaggi, vi consiglio, quando lo leggerete, di tenere a mente i personaggi, perché vi aiuterà nel corso del libro. E ho l'impressione che siamo all'inizio, io dicevo poc'anzi a Giorgio, di una serie. Insomma, la caratterizzazione dei personaggi è tale da farci pensare che questo non sarà l'unico romanzo che ruoterà intorno alla Unità Zero.
Allora, in entrambi i casi, matrice comune però è la realtà sotterranea, cioè noi viviamo nel nostro quotidiano e quando apriamo i quotidiani una realtà che è quella ufficiale che i giornali ci raccontano, non so, potrebbe essere per esempio come i giornali hanno raccontato la esecuzione, la morte di Osama Bin Laden, oppure per altro verso nella cronaca nera, insomma ordinaria, noi leggiamo come è stato catturato Totò Riina, insomma chi l'ha preso, oppure come è stato rintracciato il killer Ivan il russo. Però dietro a questa realtà, che è quella che filtra attraverso le conferenze stampa delle forze dell'ordine, attraverso i dispacci del Ministero degli Interni, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dietro a tutto questo si muovono realtà sotterranee, che sono quelle realtà effettive, quelle che sono un po' scomode e non sempre possono essere portate a conoscenza dell'opinione pubblica. Entrambi i romanzi si caratterizzano proprio per aver voluto scavare, poco fa si parlava di radici, no? Nelle radici della realtà. In fondo il noir che cos'è? Non è una realtà parallela costruita in un mondo fantastico, ma è la realtà sotterranea che è l'altra faccia della medaglia di quello che noi tutti i giorni vediamo e leggiamo sui giornali. E allora io cercherei di dare un ritmo di conversazione a questa cosa e partirei proprio con Giulio Massobrio per sentire da lui, insomma, vedremo dopo questa allora altre storie dell'Unità Zero, cioè altre storie di Mimo, di Petra e di questi personaggi che hai lanciato con il primo romanzo. E intanto buonasera a tutti, grazie di avermi invitato, sono contentissimo, è la seconda volta che vengo in Sardegna, spero di venirci altre 5.000 perché è proprio bello, insomma è divertente. Sì, mi piacerebbe tanto che questi personaggi non finissero, un po' perché ci sono affezionato. Chiunque scriva si affeziona ai propri personaggi. Arriva addirittura a odiarne qualcuno, capita spesso. Quando si crea una squadra e si è contemporaneamente tutti, i buoni, i cattivi, i maschi, le femmine, gli italiani, i francesi, gli arabi, i giapponesi, chiunque facciano parte di una squadra, tu sei ciascuno di loro. Allora sì che vorresti continuare. Perché alla fine succede una cosa strana, li hai creati, magari non da solo, i personaggi di questa squadra non li ho creati da solo, l'ho fatto con Daniela, mia moglie, l'ho fatto con persone che mi hanno aiutato, mi hanno fatto capire molte cose che io non sapevo, quello è un mondo davvero molto molto segreto, molto poco conosciuto e molto poco... molto difficile da penetrare. Ecco, alla fine li ami tutti, sei un po' di loro, maschi e femmine, vorresti essere tu all'interno di quella squadra. E allora sì che vuoi continuare. Bene, questa cosa dopo aver letto il tuo primo romanzo in qualche maniera mi gratifica, insomma io ho avuto l'impressione, avendolo letto e quando l'ho terminato, che ci fosse, come dire, un voltare pagina, ci sarebbe stato un voltare pagina. Poc'anzi hai detto, ho immaginato i personaggi, noi stasera naturalmente, siccome dobbiamo parlare di poliziesco, di spionistico e di noir, non vi racconteremo i romanzi perché altrimenti non avrebbe nessun senso per voi. Però i romanzi no, le trame no, ma i personaggi sì. Poc'anzi hai detto, per creare i personaggi dei miei libri, insomma, e anche i personaggi femminili, sono stato aiutato anche da mia moglie Daniela. Poc'anzi invece dicevamo con Enrico Pandiani, anche nei romanzi di Enrico, nella squadra delle Italiane ci sono personaggi femminili, ma in questo romanzo vi sono altri personaggi femminili importantissimi, esterni alla squadra delle Italiane, anche se una di queste personagge potrebbe essere benissimo inserita all'interno della squadra per una serie di caratteristiche. E dicevamo del ruolo del personaggio femminile, che mano a mano i personaggi femminili si stanno conquistando nel noir.
Abbiamo evocato anche un altro autore di questa collana, che è Pier Giorgio Puligi, che ha scritto una raccolta mirabile di racconti di noir al femminile, L'ira di Venere. E dicevamo però con Enrico Pandiani che insomma, si constata come i personaggi femminili del noir creati dagli uomini hanno caratterizzazioni particolari e poi risultano a volte particolarmente efficaci. E così è perché? Sì, buonasera a tutti. Io sono qui, sono quasi di casa, insomma, sono molto contento che mi invitano e vengo molto volentieri. Sì, no, il personaggio femminile è un personaggio che per un autore maschile è estremamente stimolante, perché l'eroe maschile voi lo potete mettere sul cavallo bianco con lo scudo e la spada, lo potete mettere sul carro armato con la mitragliatrice, lo potete mettere in un commissariato con la pistola e il distintivo, poi alla fine è sempre un po' la stessa cosa, no? È molto difficile riuscire a differenziare tutti gli eroi maschili, c'è qualcuno più più duro, qualcuno più molle, qualcuno più morbido, però insomma, mentre invece i personaggi femminili sono molto più sfaccettati, sono molto più, almeno per noi che non lo siamo, sono molto più sfaccettati. E quello che dicevi prima, di cui parlavamo prima, è che negli ultimi romanzi di questo genere che io ho letto, ho notato che i personaggi femminili raccontati da autori maschili sono quasi più convincenti di quelli che invece ho letto raccontati da donne, non so come dire. Nell'ultimo romanzo di Pier Giorgio, per esempio, i due personaggi femminili del suo romanzo sono molto 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 convincenti. Io ho avuto il mio primo, diciamo, contatto vero e proprio con un personaggio femminile quando ho cominciato una serie di questa protagonista, di questa investigatrice privata che si chiama Zara Bosdaves a Torino, che è la protagonista vera e propria del romanzo. Quindi io ho dovuto cercare di immaginarmi, no? E volevo che fosse realistica, che non fosse la solita donna vestita di pelle con le spade sulla schiena, 6 pistole che picchia tutti, volevo che fosse un personaggio reale. E quindi io ho dovuto cercare di immaginarmi che cosa avrebbe detto, come si sarebbe comportata negli incontri, come avrebbe reagito in determinate situazioni. E questo presuppone che tu ti metti molto a lavorare sul personaggio e su tutto quello che la riguarda. Devo dire che i personaggi femminili nei miei romanzi ci sono sempre stati, personaggi molto diversi fra loro, penso molto divertenti come interazione con i loro colleghi maschi, ed è per me è molto stimolante il raccontare il personaggio femminile. Devo dire che nel caso specifico delle Italiane, la squadra delle Italiane è composta in parte da femmine, e per fortuna ci sono le femmine, perché se non ci fossero le quella che mena di più, una donna. Sì, ma poi se non ci fossero le femmine non arriverebbero da nessuna parte, perché poi sono le donne che raccolgono le cose che devono essere sapute, che le seguono, che hanno i piedi per terra, che non fanno i cretini a ogni momento, no? Quindi il personaggio femminile nello caso specifico è estremamente importante. Senti, a proposito di donne e di bellezza, possiamo dire che il romanzo di Enrico Pandiani si muove tutto intorno al mondo dell'arte, della contraffazione, del contrabbando delle opere d'arte, e devo dire che anche questo racconto poi ha degli addentellati nella vita reale. Non so se avete presente il fatto che molto spesso in casa dei grandi boss mafiosi o dei grandi narcotrafficanti vengono rinvenute opere d'arte, a volte originali, a volte copie, che valgono milioni di dollari, milioni di euro, quasi che questi capi delle grandi organizzazioni criminali traessero un piacere particolare dal possedere, libri originali del Cinquecento piuttosto che tele del Caravaggio o reperti archeologici trafugati. Quanto raccontato nel libro, insomma, la storia che c'è nel libro è una storia, se non vera, altamente verosimile, e va, diciamo, ad indagare quel mondo. Ora, a me è venuta in mente una cosa, no? Pensate che proprio in questi giorni, fra l'altro, finché si parla di opere d'arte, dicevamo con Enrico,
ancora va bene, quando si parla di bambini va un po' meno bene. È come se in determinati ambienti il potere economico sconfinato, il potere di vita e di morte quasi, che alcuni personaggi, alcune organizzazioni hanno, portasse a voler possedere tutto alla faccia di tutto. Tu che avrai studiato insomma un pochino il fenomeno nel costruire questo romanzo, che idea ti sei fatto di quella realtà? Cioè di questo volere a tutti i costi queste cose ipervalutate, il traffico delle coppie? Beh, è un argomento che a me è sempre piaciuto, per cui diverse volte nei miei romanzi l'ho affrontato. Diciamo che il tutto parte dall'idea che un'opera d'arte, che per definizione è patrimonio comune di tutti, a volte venga rubata su furti, su commissione, per tenersela tutta per sé, perché poi in genere quando succede sono opere d'arte che non puoi mostrare in pubblico, perché se le mostri in pubblico immediatamente nasce tutto anche dai furti durante la Seconda Guerra Mondiale. Lì ci sono delle storie meravigliose, hanno scoperto poco tempo fa questo Gurlitt che aveva il cui padre trafugava le opere per Göring, e in casa gli hanno trovato miliardi di opere d'arte che lui teneva malissimo, tra l'altro che ogni tanto vendeva per tirare avanti. E quindi insomma c'è questa da una parte c'è il rubare opere d'arte dai musei, che è un patrimonio comune, e di tenerle tutte per sé, che già quello è una cosa assurda. Dall'altra c'è la falsificazione, ci sono dei libri famosi, c'è un famosissimo falsario inglese che a un certo punto ha scritto questo libro molto interessante, nel quale ha detto: quel quadro lì che c'è nel museo, no, ai Cloister di New York l'ho fatto io, quello là l'ho fatto io, quello là l'ho fatto io, e ovviamente tutti i direttori di questi musei hanno detto non è vero, quindi insomma è un argomento meraviglioso, per non parlare poi dei quadri coperti da altri quadri con sotto delle opere d'arte. No, nel tuo romanzo questa cosa è metaforica, cioè i quadri coperti da altri quadri, quindi la dissimulazione e la simulazione è un libro, io dicevo poc'anzi, sono due libri di menzogne, di manipolazione e di menzogne. Nel suo libro, fra l'altro, insomma, lo dice la quarta di copertina, si tratta anche di individuare chi tradisce, cosa nasconde e perché lo fa, e quindi c'è da un lato, no, la falsificazione dell'opera d'arte, il tema della falsificazione dell'opera d'arte o del reperto, e dall'altra parte della falsificazione del proprio ruolo, chi gioca da una parte del tavolo, chi gioca dall'altra, e quante partite si incrociano nel tuo romanzo. Nel suo romanzo, fra l'altro, e questo lo possiamo dire, si incrocia l'attività poliziesca della squadra Les Italiens, ma anche di altri poliziotti, di altri agenti, ma anche di agenti stranieri, questo lo possiamo dire, cinesi in particolare, che si interessano un po' della vicenda, ma l'esperto di queste cose in realtà è Massobrio, perché lui ce li fa entrare dalla finestra i cinesi nel romanzo. Giulio Massobrio invece è un esperto, il romanzo vi fa capire quanto anche lui insomma di queste cose abbia studiato, abbia approfondito, di manipolazione, falsificazione, rivoltamenti di gabbane, trasferimenti dall'uno all'altro fronte. La vicenda, dicevamo, è una vicenda di una unità immaginaria dei servizi segreti italiani, un'unità segretissima, segreta nel segreto, che risponde soltanto a pochissime, nota a pochissimi, che si deve misurare con l'attività terroristica di una cellula di Al-Qaeda, che non è naturalmente un'entità di fantasia, ma è qualcosa che assolutamente esiste. A me ha colpito molto, dicevo, a Giulio Massobrio, la seconda parte del libro, nella quale questo aspetto del trattamento, diciamo, psicologico degli agenti, degli infiltrati, la conquista delle pedine nel campo avverso, è una cosa all'ordine del giorno. Mi pare che sia un argomento che conosci molto bene, del quale forse ci vorrei dire qualcosa. Beh, tanto una annotazione di fondo. Non è facile avere accesso a notizie di questo genere, devi andartene a cercare, ed è un lavoro molto simile a quello del lavoro che uno storico fa per scrivere un libro di storia, cioè va a cercare le fonti, legge dei libri, guarda dei documenti, cerca di capire che cosa c'è dietro
e poi va a parlare con coloro che sanno. Ecco, io ho fatto esattamente questo, facilitato dal fatto che ho scritto libri di storia e quindi ho imparato tanto a diffidare delle cose che sembrano facili, semplici e comprensibili. Non lo sono quasi mai. I libri di storia raccontano spesso la verità, spesso si avvicinano ai fatti. Ecco, qui invece bisognava arrivare ai fatti. E non è che puoi andare a chiedere a un capo di Al Qaeda che cosa ha fatto, che cosa vuole fare o cosa sta facendo. E non è neanche facile cercare di avvicinarsi ai servizi segreti, che siano italiani, inglesi, francesi, russi o americani. Nessuno ti dirà ovviamente mai nulla, e allora devi veramente ingegnarti e scopri delle cose estremamente interessanti. In questo caso i servizi italiani per me sono stati una scoperta. Volevo fare un libro di spionaggio in cui gli italiani non fossero né le vittime né i cattivi, ma tutto quello che io avevo letto nella letteratura di genere riguardante i servizi italiani era un giudizio sostanzialmente negativo. E allora ho cominciato a scavare, ho cominciato a vedere molte cose. Ecco, allora si arriva alle sintesi. La sintesi è che i servizi italiani hanno, per esempio, un'esperienza che altri non hanno. Hanno cominciato a combattere il terrorismo molto prima dei loro colleghi occidentali. Hanno iniziato a combattere le mafie molto prima di tutte le altre polizie o servizi di sicurezza del mondo. E quindi si sono formati a due scuole che sono state, come tutti noi sappiamo, scuole terribili, durissime. E si sono formati. La seconda cosa, ed viene raccontata nel libro, è che non si tratta quasi mai di James Bond, che invece di parlare inglese parlano italiano, ma si tratta di personaggi molto italiani. Li potremmo incontrare in qualsiasi momento. Qualcuno, ho avuto la fortuna di conoscerlo, persone che erano andate ormai in congedo, che avevano delle storie da raccontare, che avevano visto molto e che non raccontavano tantissime cose che non possono ancora oggi raccontare. Ecco, allora si scopre una realtà molto viva. Gruppi, per esempio, l'unità zero è fatta di uomini e donne e il ruolo delle donne è fondamentale. E non a caso, dei due personaggi femminili principali, una è il vice del capo, ma è un vice con grandi capacità non solo gestionali, organizzative, operative, ma anche di mediazione. Cioè è l'elemento di equilibrio che fa sì che un capo che è carismatico riesca ad avvicinare veramente, ad avvicinarsi veramente ai suoi uomini e viceversa. L'altra è un analista. E a un certo punto del libro si dice una grande verità che non si sa generalmente. Intelligence vuol dire analisi. Analisi vuol dire cercare di prevedere quello che il nemico sta per fare e di cercare di trovare la via migliore per importi rispetto al nemico. Ecco, allora, è questo gioco che nel libro c'è, e si insiste molto su questa cosa, è reale e avviene quotidianamente e sta avvenendo per esempio anche in questo momento, questo che è un po' inquietante. Sì, fra le altre cose, proprio per rimarcare la caratterizzazione dei tuoi personaggi, dicevi una donna di comando, una analista, quindi il ruolo di regia, diciamo così, di analisi, no? E di conduzione del percorso degli altri è una donna, capacità di analisi quindi femminile. L'hacker che lavora nella squadra è un anarchico, il che è un'altra caratterizzazione molto divertente, cioè uno
preso sostanzialmente tempo addietro, quasi incastrato, insomma la prospettiva che fai? Fai l'hacker per i servizi o vai in galera, insomma, era, ed è uno che morde sempre un po' il freno, insomma un altro personaggio divertente. Senti, nella costruzione della vicenda, poc'anzi dicevamo questo, no? Noi ogni tanto perdiamo i connotati della presenza dell'integralismo islamico e della degenerazione nel terrorismo. Non tutti gli integralisti sono terroristi, per essere chiari, ma soprattutto, è sempre bene ricordarlo, non tutti gli islamici sono integralisti o terroristi. Il 99% non hanno niente a che vedere con questo tipo di esperienze, anzi sono estremamente utili, come si vede anche nel libro, per cercare invece di tenere a freno, di tenere a bada quel tipo di infiltrazioni. Però nella realtà mi pare che sia un po' vero questo, insomma, l'abbiamo imparato tutti, cioè le sigle che maggiormente conosciamo, l'ISIS che sembra, insomma, essere capitolato militarmente nei territori suoi propri, e Al-Qaeda che colpisce, ha spostato il terreno dello scontro andando a cercare di colpire l'Occidente in Occidente, anche attraverso gli arabi immigrati di seconda, terza generazione. Mi pare che attualmente, insomma, la realtà che ci viene consegnata è un pochino questa. Sì, con una variazione sul tema in questa fase particolarmente significativa, cioè ISIS che ha perso la sua base territoriale, quella che per anni ha posto come essenziale per la sua esistenza, si è trovato finalmente, dico finalmente per loro, non certo per noi, libero invece di agire dove preferisce. E negli ultimi mesi c'è stata una recrudescenza di attività di ISIS molto forte, non in Europa, ma nell'Africa sahariana, in Asia, e in Siria, eccetera. Quindi il fenomeno è ancora vivo, oserei dire purtroppo più vivo di quanto non fosse 6 mesi fa. E di nuovo, finisco, questo può essere riconosciuto e sconfitto con l'analisi, che vuol dire attenzione, studio, ricerca e cervelli liberi. La libertà di pensiero è fondamentale per combattere, e la libertà di pensiero, per esempio, di Aula, che è l'analista del gruppo, è quella che costituisce il motore sulla base del quale allora tutti danno il meglio di sé e riescono alla fine a, non vi dico che cosa. E beh, certo, non glielo puoi mica raccontare. Enrico, ma nell'Isitalien chi è che fa l'analisi? Cioè, chi è che nei casi prende la responsabilità di fare l'analisi? Le donne. Devo dire che nei miei romanzi non sto molto a guardare la procedura, diciamo così. A me interessa di meno, mi interessa di più lo svolgersi della storia, mi interessano più i personaggi, gli incontri, le cose che si dicono, le cose che fanno, insomma. Per me è molto evasione scrivere les italiennes, prima di tutto devono divertire me, e se divertono me penso che poi divertano anche i lettori. Guarda, quello che ho notato nella composizione delle squadre, cioè i suoi sono molto cerebrali, poi ovviamente ci sono le vicende umane che sono serissime, anche Mimo eccetera eccetera, sì, sono molto cerebrali, ed è molto bello cercare di capire leggendo le righe del libro che cosa pensano, perché io mi immagino, nel leggere il libro penso adesso cosa sta pensando quello, perché non è che quello che tu scrivi che lui dice è tutto quello che pensa altre cose. I suoi, dal pensiero all'azione ci passa mezzo secondo, a volte parte prima l'azione che il pensiero, no, appunto, e sono anche dei gran cialtroni certe volte. A volte sì, cioè questa squadra è una famiglia, quindi come tutte le famiglie, anche magari con un'accezione un pochettino mafiosa, si autoproteggono, devono proteggersi da tutti, anche a volte anche dai colleghi, quindi anche dal capo. Tra l'altro adesso li stanno trasferendo, perché... Sì, adesso no, questa è una cosa che è successa in Francia, a Parigi, tutta la polizia che era in giro per la città è stata riunita tutta quanta in questo grosso palazzo, in questo grattacielo che è il palazzo di giustizia, è sede della polizia giudiziaria, e quindi dal prossimo romanzo i miei saranno lì dentro, e per me inizia un calvario, di nuovo il calvario, perché io
in questi anni mi ero trovato libri, foto, testimonianze del Chiesa del Solfevero, della sede della polizia, quindi sapevo tutto, sapevo come erano i tavoli, cosa avevano appeso alle pareti, cosa avevano, cosa pensavano, come parlavano, e adesso devo ricominciare da capo, perché io di questo posto qui nuovo so solamente che sono al sesto piano e quindi bisogna che ricominci questa cosa qui. Però insomma, diciamo che quando tu scrivi una serie di romanzi con gli stessi protagonisti, hai bisogno di stimoli, di nuovi stimoli, di nuovi, in continuazione. Hai bisogno, però no? Devo dire, le storie dei personaggi delle Italiane sono tutt'altro che statiche, cioè non è che sono immutabili. C'è chi compie delle azioni che poi sono irreversibili, c'è chi è vittima di cose irreversibili, c'è chi muore, insomma, quindi non aspettatevi un romanzo nel quale quella squadra poi sono tutti salvi, tutti belli, tutti integri e tutti, anzi è esattamente il contrario, cioè quello che accade nella realtà, la composizione della squadra si modifica. No, hai sempre questa spada di Damocle sulla testa, che pensi che quando uscirà il nuovo romanzo il lettore lo legga e dice sì, carino, gli altri erano più belli, no? Quindi hai a che fare con questa sfida, la sfida è quella di mantenere la serie a un'altezza, magari ogni tanto ti puoi permettere una flessione, però basta, poi dopo, quello dopo deve essere di nuovo a una certa altezza. E quindi cose come questa, come il trasferimento in un nuovo ambiente, in un nuovo universo, ti danno un sacco di materiale per di nuovo rimettere in pista, come è successo tre romanzi fa quando Mordenti ha trovato una compagna, quindi il trovare una specie di famiglia mi ha di nuovo dato tutta una serie di elementi divertenti per tirare di nuovo su il... e questo è un continuo, cioè io in realtà Mordenti dorme di fianco a me nel letto e tutte le sere guardiamo il soffitto. Una cosa che mi sono chiesto, però, avendo letto anche degli altri tuoi romanzi della medesima serie, insomma, con quei personaggi, ma l'immagine delle Italiane, cioè degli italiani che i francesi si sono costruiti, come l'hai imparata? Cioè... Io me la sono abbastanza immaginata, nel senso che a me i francesi mi stanno simpatici, cioè non ho assolutamente niente contro i francesi, e in genere quando li incontro mi ci trovo bene. Les Italiens è un modo di dire che, no, del resto, ragazzi, noi quando in certi periodi storici all'estero ci vedono malino, quindi insomma in particolar modo les Italiens è un modo di, come dire, les Italiens che poveri scemi, in realtà, quindi è offensivo, no? Noi ci hanno, in Francia nei tempi, nei periodi ci hanno chiamato i macaroni, ci hanno chiamato les Italiens, ci hanno chiamato spaghetti, quindi del resto quello che facciamo noi con altre persone, insomma, queste situazioni si trovano sempre, però insomma io mi trovo molto bene con questi personaggi, perché non sono francesi, ma non sono italiani, sono italiani per i film che hanno visto, di Yves Montand, di come si chiamava quello fantastico, Lino Ventura, compagnia. Quindi hanno una loro italianità che costruiamo insieme di volta in volta in ogni romanzo, no? E sono bravi a fare i poliziotti, che è un po' la cosa che diceva Giulio poc'anzi. Ci siamo sempre chiesti, l'abbiamo sempre letto, ma perché, a differenza che in altri paesi occidentali, in Italia non ci sono azioni terroristiche eclatanti, o se vi sono delle azioni molto spesso e più spesso che altrove vengono bloccate sul nascere? Cioè, è capitato reiteratamente in Italia che i nostri servizi, le nostre forze dell'ordine siano riusciti ad arrivare alla fase embrionale di alcuni progetti terroristici, riuscendo a scongiurare, diciamo, le cose peggiori, le opzioni peggiori. Tu poc'anzi lo riconducevi all'abitudine, ed è vale per i poliziotti come vale per gli agenti suoi, cioè è chiaro che se tu formi le forze dell'ordine, i servizi di intelligence, a parte il fatto che tu dicevi in Italia si ha una cattiva, una pessima immagine, i servizi hanno una pessima reputazione, mi preme rilevare che
se noi parliamo e abbiamo parlato in certe fasi della storia della Repubblica di servizi deviati, è perché ce n'erano altri che non erano deviati e che facevano quello che dovevano fare. Però è chiaro che se la tua palestra quotidiana di azione, che tu faccia il poliziotto e il carabiniere o che faccia l'agente, è quella per cui ti devi misurare contemporaneamente con una stagione terroristica di 15-20 anni, con una stagione mafiosa tuttora in corso e con una penetrazione della mafia nel territorio che dura da secoli, beh, è evidente insomma che la palestra è una palestra importante. Sarà anche per questo che, come dire, siamo attrezzati, siamo tutto sommato probabilmente, al di là del fatto che come popolo siamo ritenuti probabilmente non meno rigidi dei tedeschi e degli inglesi, meno sottili dei francesi, però poi alla fine andiamo a prendere la preda più facilmente degli altri. Sì, non so se più facilmente, ma certamente i servizi italiani hanno dimostrato una capacità di penetrazione che in una certa misura è stata in grado di prevenire invece che di intervenire sull'atto compiuto. E per le ragioni che giustamente dicevi, ed anche per un modo di lavorare che è veramente straordinario, nel senso che esistono dei nuclei che sono legati da rapporti interpersonali molto forti, e questa una volta si chiamava cameratismo, credo, questo rapporto esiste. Lui giustamente Nenni diceva nella squadra sono legati, ecco, è la stessa cosa, cioè sono molto legati, e sono molto legati anche al mondo esterno, e questa è la differenza per esempio che esiste rispetto ad altri servizi, ed è quella cosa che ho cercato di mettere nei libri, cioè hanno una vita in loro privata, a volte conflittuale necessariamente, un fidanzato che sparisce, un fidanzato che non si sa mai dove sia, un marito che non c'è, un padre che chissà dove è andato, lavora sempre chissà dove, costituisce un problema per ogni famiglia, e il peso di questo problema deve essere assorbito e tutto sommato in qualche momento deve passare in secondo piano, con tutti i problemi che questo può dare. Allora nascono dei personaggi che sono molto simili a noi. Cioè, quello che ho scoperto è che sono partito alla ricerca di persone strane. Sono arrivato a scoprire persone che hanno la nostra stessa umanità, nel bene e nel male, non sto dicendo, non parlo di santi, dico di persone che magari hanno lo stesso problema che abbiamo noi, lavoriamo, possiamo essere poco tempo a casa, la moglie, il bambino o così via, ecco, questa cosa avviene, questa cosa tiene ancorata questi personaggi, queste persone sono ancorate a una realtà che è doppia, quella che loro vivono a casa, come tutti gli altri, e quella terribile che non possono raccontare a nessuno. Perché poi un poliziotto alla fine può farlo, un carabiniere può farlo, un aviatore può farlo, non tutto magari, ma in gran parte, loro no. E questa cosa secondo me è una cosa interessante, perché poi da sangue e carne alle storie, con tutte le difficoltà poi di scriverle, per esempio. Bene, noi abbiamo la nostra ritmica da osservare, Elia ci ha dato i tempi, e dico ancora una cosa, poc'anzi ci hai detto, ci hai anticipato, insomma ci hai parlato di un personaggio eccezionale, io posso segnalare quando vorrete leggere i libri. Io li ho letti uno in un fine settimana e uno nell'altro, sono letture fra l'altro che in questo periodo va benissimo portarsi appresso, scorrono velocemente,
sono quei libri che vi possono tenere anche dall'alba al tramonto se passate la giornata al mare, perché vi viene voglia di andare a vedere come le cose si evolvono e come vanno a finire. Migliori attori non protagonisti dei libri, un'investigatrice italiana che entra nella storia delle italiane, Zara Bosdaves, e un guerrigliero arabo sufita, ho dovuto leggere delle cose sul sufismo perché non me le ricordavo più e sono bellissime, che spero ritroveremo ancora in altri romanzi. Così telegraficamente vi posso chiedere, Zara Bosdaves e Tuareg hanno un futuro in altri libri? Sono personaggi che restano, che pensate che possano avere un ruolo? Tuareg vive fisso a casa nostra, a me di Daniela, quindi occupa le stanze, qualche volta per andare in bagno devo aspettare che abbia finito, quindi spero, sono costretto a scrivere. Beh, Zara è già, ci sono già tre romanzi di Zara, quindi l'idea di far incontrare due personaggi, il crossover con l'esitalia. Sì, no, io quando vedo questi telefilm americani dove i tipi di Los Angeles a un certo punto devono andare una puntata a New York per fare una roba e si incontrano quelli dell'altra serie televisiva, no, sembra vero, si dice ah ma allora esistono sul serio, dici, no? E quindi l'idea di far incontrare Zara Bosdaves e Mordenti mi frullava da un pochettino, in questo romanzo finalmente si sono incontrati, non so se sarà il primo e unico incontro, se ne saranno degli altri, ma è stato molto divertente. Purtroppo lui adesso ha una famiglia, quindi la situazione non è potuta evolvere, come dire. Poi il massimo sarebbe se un giorno Zara Bosdaves si incontra Tuareg, ma questo noi non lo sappiamo, per adesso... Per adesso ci siamo incontrati su questo palco algherese, grazie per averci ascoltati. I libri ve li ricordo ancora, Giulio Massobrio, Il maestro del silenzio, che è questo, Enrico Pandiani, Ragione da vendere, acquistateli, godeteveli, io li ho letti e mi sono divertito moltissimo. Buonasera a tutti.